Senatore Mazzatorta, la Lega Nord è soddisfatta perché il governo ha recepito le richieste da parte delle Carrocce in merito al patto di stabilità. Sì, per la prima volta in una norma è stata introdotta la parola della virtuosità dei comuni, quindi si distingue fra i comuni non virtuosi e i comuni virtuosi. I comuni virtuosi sono indicati da una serie di parametri e si terrà conto anche del rispetto del patto di stabilità negli anni passati. Molti nostri comuni, anche in provincia di Brescia, hanno già rispettato il patto di stabilità. Ecco, questo sforzo ora viene premiato riconoscendolo proprio come un indice di virtuosità. I comuni virtuosi poi dal 2012 saranno quindi esclusi dai vincoli che strangolano i nostri enti territoriali e questo ci consentirà, ecco, di affrontare il 2012 e il 2013 con un'altra prospettiva, con più tranquillità come amministratori locali. Il presidente della Regione Emilia, Vasco Errani, a nome degli enti locali, ha detto che questa manovra è una stretta, è un danno agli enti locali. Lei come risponde? È una manovra sicuramente che in un momento di difficoltà cerca di contenere le spese e certamente, come dire, introduce anche dei binari molto rigidi anche per gli enti territoriali. Però, ripeto, in questo contesto è la migliore manovra possibile e contiene appunto alcuni elementi innovativi come quelli che ho detto in precedenza sul patto di stabilità. Ecco, bisogna fare fronte comune e il sistema paese è proprio questo, cercare tutti a tutti i livelli di governo di fare, a riassumersi le proprie responsabilità e cercare di contenere le spese.